LRH è la nuova serie di HMI touchscreen di Lovato Electric per il controllo e il monitoraggio di tutte le applicazioni che necessitano di una soluzione economica, funzionale e semplice da configurare. È disponibile in tre formati, con display da 4, 7 e 10 pollici. Acquistabile anche in kit con micro PLC e cavo di collegamento RS485. Vediamo insieme come funziona. L'HMI presenta sul retro tre porte di comunicazione per la connessione ai dispositivi in campo o per la programmazione. Ecco la porta seriale, configurabile da software come RS485, RS232 o RS422. La porta Ethernet, utilizzabile per la programmazione o per il collegamento ai dispositivi, e la porta USB per la programmazione o il salvataggio di file. Per esempio, per collegare alla porta seriale della HMI un micro PLC, colleghiamo i due fili del cavo RS485 ai morsetti A e B del micro PLC. Colleghiamo poi l'interfaccia LRH con un cavo Ethernet ad un PC per la programmazione tramite il software LRHSV, scaricabile dal sito www.lovatoelectric.com. Sezione Downloads, Software and Upgrades, cartella micro PLC e HMI. Per far sì che l'interfaccia LRH venga riconosciuta dal PC, è necessario che i rispettivi indirizzi IP appartengano alla stessa rete. Di default, l'indirizzo IP dell'LRH viene assegnato da un server DHCP. Nel caso in cui non fosse disponibile un server DHCP, è possibile configurare manualmente l'indirizzo IP. Vediamo insieme come fare. Per prima cosa assegniamo un indirizzo IP all'LRH. Premiamo System Settings, Network, Rete, Interfacce di rete. Per modificare l'indirizzo IP, clicchiamo Modifica. Disattiviamo l'impostazione DHCP e impostiamo manualmente l'indirizzo IP e la Subnet Mask. Premiamo Salva per salvare le impostazioni. Per uscire dal menu, clicchiamo Menu. Esci. Poi assegniamo un indirizzo IP al PC, della medesima famiglia di quello dell'LRH. Entriamo nel pannello di controllo, connessione alla rete locale LAN, proprietà, protocollo Internet versione 4, TCP IPv4. E nella sezione dedicata impostiamo ad esempio il seguente indirizzo IP e Subnet Mask. Ecco fatto. Ora siamo pronti per lavorare sul progetto con il software LRHSV. Scopriamo insieme com'è strutturato. Per prima cosa, creiamo un nuovo progetto cliccando su File, New Project. Diamo un nome al progetto e scegliamo la cartella di destinazione. Clicchiamo Next. Selezioniamo il codice di HMI in possesso tra i modelli disponibili e l'orientamento del display. Infine, clicchiamo Finish per cominciare a lavorare. L'interfaccia del software presenta al centro l'area di lavoro e la barra degli strumenti. Qui possiamo personalizzare la pagina che comparirà sull'LRH. Sotto l'area di lavoro è inoltre possibile accedere all'editor JavaScript. Sulla sinistra si trova la Project View, una finestra che mostra la struttura e le risorse disponibili per il progetto, pagine, configurazione di protocolli e tag, trend, allarmi, scheduler, gestione utenti, ricette, report e molto altro. Sulla destra, nel pannello Properties, puoi consultare le proprietà della pagina o degli elementi selezionati. Infine, a fianco, è presente la Widget Gallery, una galleria di oggetti grafici utilizzabili nel progetto, divisi per categoria: testi, campi numerici, messaggi, pulsanti, strumenti di misura, selettori, indicatori e tanti altri. Per inserire un widget all'interno del progetto basta trascinarlo nell'area di lavoro e modificarne le proprietà dalla finestra Properties. Per scaricare il progetto all'interno dell'HMI, clicca su Run e poi Download to Target. Dal menu a tendina seleziona l'indirizzo IP dell'LRH assegnato in precedenza e infine clicca su Download. Ecco fatto! Ora il progetto è disponibile sull'LRH. In qualsiasi momento puoi accedere alle impostazioni del pannello. Tieni premuto qualche secondo il dito sul touchscreen e nel menu a tendina premi Show System Settings. Buon lavoro!